Si è svolta alla Dispoli la prima presentazione del libro Tutto sotto gli occhi della giornalista Alessia Latini, edito da Scatole Parlanti, casa del gruppo editoriale Utterson, con la quale nel 2022 l'autrice ha pubblicato la raccolta di racconti Con la mano sotto il mento. Il romanzo è un giallo ambientato in un ideale borgo sul mare, nel quale alcuni avvenimenti non privi di mistero portano il protagonista Massimo, investigatore, a viaggiare tra le vie reali della cittadina e i luoghi che popolano la sua mente. Tutto nasce con una lettera firmata da una sola iniziale e la sparizione di una ragazza, due elementi misteriosi che appunto porteranno il protagonista in questo borgo dove incontrerà dei personaggi molto particolari. È un libro da leggere sotto l'ombrellone in questo periodo di caldo torrido? Sì, secondo me sì, lo è, innanzitutto perché diciamo è un noir, è un giallo, quindi comunque è un'ambientazione particolare, anche perché appunto è ambientato proprio in un borgo sul mare, se vogliamo, e comunque è una lettura che può in qualche modo interessare per gli avvenimenti che ci sono all'interno. Avvenuto presso il giardino dell'hotel Villa Margherita alla Dispoli, l'incontro moderato dalla giornalista Barbara Pignataro ha visto l'unione della letteratura con le altre arti. Esposte durante l'evento le grandi carte, opere pittoriche dell'artista Ilaria Paccini, che ha dialogato con l'autrice. Queste opere si uniscono e fanno da contorno alla presentazione del libro Tutto sotto agli occhi, in modo da creare un'atmosfera. Il libro è un giallo, quindi sono state scelte principalmente opere in bianco e nero, proprio perché avessero quasi un'atmosfera misteriosa. A dare voce ad alcuni passi del romanzo è stata l'interpretazione di Antonio Bino, le cui letture sono state eseguite dalle sonorità dei brani tratti dalle composizioni musicali di Nico Viola.